Buongiorno a tutti, siamo a CrossFit Lambrate, è un radioso 11 giugno del 2018 e oggi abbiamo un bel workout con dei movimenti molto interessanti. Generalmente, come facciamo qui da noi, la parte di riscaldamento la lasciamo alla fantasia dei nostri trainer, anche se più o meno seguiamo tutti quanti una stessa impostazione. In questo caso, con un workout di questo tipo, di una durata medio-lunga, con una serie di movimenti piuttosto varia, dobbiamo cominciare a lavorare sul già nel riscaldamento, sul riapprendimento e sul ripasso dei movimenti che andremo poi a rifare. Quindi proporrei dei round, quindi 3-4 round a intensità bassa ma comunque crescente, nelle quali riprendiamo magari dei box step up, step down, che vanno poi piano piano a evolvere verso un jump up e step down, piuttosto che poi con un vero e proprio box jump, piuttosto che rivedere come trattare la bag nei due movimenti che abbiamo riproposti, quindi lo shouldering e poi gli affondi indietro con appunto la presa Zercher. Fatto questo, quindi con un intervallo magari anche di corsa, possiamo passare direttamente alla parte di midline con i jack di sit up e l'ape extension, movimenti che sono abbastanza noti ai più, però comunque vanno ogni volta rinfrescati, questa è una cosa che è bene fare in ogni sessione di allenamento. Dopodiché, una volta che abbiamo fatto i due Tabata, per cui è il timer che ci guida nell'esecuzione degli esercizi, passiamo a rivedere il flow del conditioning, che appunto diciamo è piuttosto vario. Ripassiamo quindi i movimenti in maniera un pochino più approfondita. E cosa molto importante, cerchiamo di chiarire ai ragazzi qual è il carico da loro aggredibile in funzione di quelle che sono le finalità che noi abbiamo in questo workout. Quindi in questo caso sviluppare potenza e soprattutto dare la capacità di gestire oggetti diversi in situazioni di stress, perché le ripetizioni non sono tantissime, ma quindi il ritmo risulta essere un po' sincopato, se vogliamo. E quindi useremo i primi minuti subito dopo i Tabata per costruire i team, scegliere quelli che sono i carichi del workout e quindi illustrare qual è questo workout. Quindi nello specifico abbiamo 25 minuti AMRAP in team di 3, 10 rack back Zercher reverse lunges, quindi affondi l'indietro con il bag sugli avambracci, alternati, quindi 5 per lato. E poi sempre con il bag facciamo gli shouldering, quindi da terra portiamo la bag sulle spalle alternando prima una e poi l'altra. In questo caso abbiamo 3 opzioni di peso suggerite, ma di nuovo ognuno sceglierà il peso in base a quelle che sono le sue caratteristiche, qual è il suo stato di forma al momento del workout. Quindi per gli RX o perlomeno gli utenti più avanzati abbiamo un suggerimento sui 45 per i maschi e 30 per le ragazze. Per gli intermedi invece scendiamo ai 30 kg, 20 kg, per invece i newbie 15-10 kg. Di nuovo qui non bisogna spaventare le persone, non bisogna spingere verso un carico non gestibile, bisogna cercare di garantire a ciascuno un'intensità di allenamento adeguata per migliorare appunto il proprio stato di fitness. Slam ball, ne facciamo ancora 10, con dei carichi di nuovo 30 kg, 20 kg per gli RX, scendiamo poi 20-12 per gli intermedi, per i newbie invece abbiamo una palla leggera 12-8 kg. Poi abbiamo il box jump over con la scatola piuttosto alta per gli RX, quindi abbiamo 85 cm per i ragazzi, 70 per le ragazze, che scende poi a 70 e 60 per gli intermedi e 50 e 40 per i newbie. L'ultimo movimento sono i double under, un movimento non eccessivamente complesso, dovrebbe essere alla portata di tutti i crossfitter con un'esperienza non eccessivamente lunga. Tuttavia per i newbie diamo un'opzione che è quella di utilizzare i single under. Anche qui c'è magari qualche utente che può avere una necessità superiore in termini di pratica, per cui è inutile spingerli a fare i 50 double under se ancora non li hanno. È accettabile magari per chi sta prendendo questo movimento calare il numero delle ripetizioni, ma comunque spingerli verso il movimento più completo. Fatto questo, se il cronometro e l'orologio sono amici, abbiamo ancora tempo per fare quello che noi facciamo abitualmente, quindi 5 minuti, 7 minuti di cool down e allungamento, che aiuta appunto a smaltire la sessione appena effettuata.
e soprattutto scrittura dei punteggi alla lavagna, che è una cosa importante per noi ma importante anche per i ragazzi, soprattutto quando c'è un lavoro in team per cui ci si confronta e diciamo il lavoro poi del team prende una piega più competitiva e quindi il bello del lavoro diventa anche quello di lavorare in gruppo. Detto questo, non ci rimane che augurarvi buon lavoro e siamo arrivati all'11.6. Voilà, sono morto.